Buonasera a tutti, sono Laura Antichi. Oggi vi presento Rubistar per creare delle rubriche valutative da aggiungere ai nostri compiti. Digitate Rubistar nella casella di ricerca di Google e il primo risultato va bene, Rubistar Home. Vi riporta dentro l'interfaccia di Rubistar. Lascio l'inglese perché mi è più comodo, sono abituata così. E poi qui avete da fare il login oppure di fare il sign up se non siete ancora registrati. Io faccio il login, metto le mie iniziali, vi sarà richiesto anche quando farete il sign up di mettere l'iniziale, il last name. Poi lo zip code, io ce l'ho già registrato, lo zip code consiste in 5 cifre e 9 di 9 e la password. Vado a fare login. Qui mi dà tutte le rubriche che ho già creato. Subito appena fatto login, poi posso andare in Find Rubric e cercarle attraverso delle rubriche già fatte, presenti nel database di Rubistar attraverso la parole chiave. Posso create rubric e ho la possibilità di scegliere tra le rubriche già preimpostate, come Oral Project, Products, Multimedia, Science, Research and Write, Work Skill, Math, Art, Music, Reading e nella parte inferiore ho la possibilità di crearne una vuota. È molto interessante procedere da quelle già esistenti che, come vedremo, permettono di essere modificate. Qui ho il Teacher Home e quindi ritorno alla schermata principale, e ho l'Edit Profile, ho il Tutorial e il Logout. Direi che proviamo a crearne una preesistente attraverso, ad esempio, nei multimedia. Multimedia Project. Voglio creare quindi una rubrica per un prodotto multimediale individuale dell'alunno. Allora vedete che mi dà già le informazioni di me come teacher, mi dà da mettere il titolo della mia rubrica, metto prodotto multimediale, mi dà lo zip code che ho segnato, poi mi chiede se questa rubrica è temporanea oppure se è permanente. La facciamo permanente perché se è temporanea dopo una settimana la rubrica scompare da questo menu e vedete che vi dà già qui la possibilità di inserire delle categorie e di sceglierle. Sono categorie quindi specifiche per i prodotti multimediali e voi potete accettare queste categorie o meno. Se traducete in italiano, e se siete in Chrome con traduci in italiano, potete avere la traduzione delle categorie in italiano, perché le parti relative, mettiamo che adesso io scelga presentation, vedete, la parte relativa alla descrizione dei livelli rimane sempre in inglese, però voi potete copiare questa descrizione dei livelli e farvi la traduzione con il Google Translator.
Qui, essendo la prima, ho scelto, mi sta bene come prima categoria presentation, ma siccome è in inglese, o potrei anche decidere di dare un altro nome a questa voce, scrivo sotto, ho la possibilità di scrivere presentazione. E a questo titolo della categoria mi verrà poi, faccio invio, mi verrà poi messo nella rubrica al posto di presentation. Vado allora, la prima voce che metto, la prima categoria è presentazione, la seconda categoria io direi che riguarda il contenuto, scrivo qui sotto contenuto. La terza contenuto, invio. La terza categoria potrei mettere documentazione, non mi sembra che ci sia, quindi non metto documentazione. La successiva è che ho intenzione di mettere dopo documentazione. Potrebbe essere linguaggio che non c'è, linguaggio, quindi lo aggiungo qui. Poi successivamente, dopo linguaggio, posso mettere strumenti. E mi pare che qui non ci sia, metto strumenti. E dopo aver messo strumenti, stavo pensando, potrei mettere gestione del tempo, quindi le ho cambiate tutte. Del tempo, come vi ho detto, se io scegliessi invece una categoria già presente come Oral Presentation, mi dà già la descrizione che posso andare a tradurre. Quindi strumenti e gestione del tempo. Potrei mettere poi, dopo la gestione del tempo, consapevolezza riflessiva. Questo è anche fatto. Dopo consapevolezza riflessiva potrei aggiungere un'altra categoria che qui c'è e che è originality, metto originalità, comunque mi. Vado a dare io poi alle voci a originalità, ok. Penso che questo mi basti e ora vado a modificare, potrei lasciare, comincio dal livello più alto, attribuisce 4, 3 punti, 2 e 1, io non attribuisco punti e metto dei livelli. Potrei mettere comunque dei voti, un punteggio, ma metto avanzato. Al posto del 3 intermedio,
del 2 base e dell'1 metto iniziale. Ora vado a così, scrivere i vari livelli, che cosa intendo per quindi vari livelli. Ecco, ho compilato tutti i livelli, come vedete, dall'avanzato all'intermedio, al base all'iniziale, e ora posso andare a Submit, con Submit, a vedere la mia rubrica. Posso modify this rubric. Vedete che mi ha poi messo le categorie come io volevo che me le mettesse. È molto importante ora, prima di fare il print o il download, make available online la rubrica, che così vi rimane nella vostra home. Quindi make available rubric ti dà l'ID della rubrica, e qui è possibile cliccare qui per vedere o stampare la propria rubrica, e poi ti chiede un nuovo step di creare, se vuoi creare una nuova rubrica, se vuoi andare a recarti nel Teacher Home o fare il logout. Noi andiamo in Click Here to View or Print Your Completed Rubric. Ok. Come vedete, allora noi qui abbiamo la possibilità di analyze rubric, edit rubric, cioè cambiare qualcosa, salvare la rubrica e print page. C'è un problema con la stampa, cioè per la stampa va benissimo, print page. Ma per il salvataggio sul PC io consiglio di copiare questa rubrica, quindi selezionandola, copiandola e poi aprire ad esempio, foglio di un documento vuoto di Google e incollarla alla rubrica, così l'abbiamo a disposizione, la salviamo sul nostro PC e la possiamo utilizzare per poi per allegare ai compiti degli studenti. Quindi Teacher Home, vado in Teacher Home e quindi vado adesso magari a creare una rubrica in Teacher Home vuota. Volevo anche dirvi alcune altre cose, quindi che qui compaiono le varie rubriche che ho fatto e quindi che ho la possibilità poi di rivederla. Ad esempio, questa è il Multimedia Project che avevo fatto. Oggi è il 20 giugno e è attivo, posso andarlo a correggere perché ho visto tra l'altro che insomma, mi dà anche la possibilità di editare le colonne, di editare
ecco tutte le info. Con questo per quanto riguarda la creazione della rubrica da una già esistente. Creiamo ora una nuova rubrica vuota. Siamo in Create Rubric, avevamo visto già le rubriche con i template messi a disposizione che potevamo modificare. Ora andiamo in basso e click here to create a brand new rubric. Dobbiamo inserire il titolo della rubrica. Scriverò leggere e comprendere i testi. Mi dice di scegliere il numero delle colonne verticali. Ne scelgo in questo caso tre. Voi sapete che per realizzare una rubrica valutativa le colonne possono essere da 3 a 5 in genere. Poi mi dice che la rubrica è temporanea e io mi sta bene, no, my rubric is permanent, rispondo e vado in submit. In Submit vado a editare il rubric Contents alla mia destra e potrò mettere innanzitutto i livelli avanzato, intermedio. Iniziale. Submit. Ora vado a editare le righe che corrispondono alle categorie. La prima ne metto solo poche perché è dimostrativa. Comprensione del testo, la seconda categoria posso mettere esposizione, la terza categoria posso mettere collaborazione. Ecco, ne faccio solo tre, ma potrei farne molte altre per rendere più dettagliata la mia rubrica, quindi Add New Rows. E vedete che mi ha messo proprio le categorie. Potrei update rows, cioè metterne delle altre. Quindi ho realizzato a questo punto la struttura della mia rubrica. Vado in preview rubric e vedete che in preview rubric ho la base, le categorie, i livelli e che adesso andrò naturalmente a editare la descrizione, i descrittori dei livelli. Ritorno in Edit Rubric Content e come vedete ho la possibilità adesso di qui inserire la descrizione dei livelli. Esempio, potrei scrivere nell'avanzato, compressione del testo avanzato, comprende in modo completo
I testi. Mettiamo anche in modo completo ed esaustivo. I testi. Vado a definire il livello intermedio. Comprende. Il testo con proprietà. Livello iniziale ha bisogno di essere sostenuto dal docente per una corretta interpretazione dei testi. Per quanto riguarda, ecco, mi sta bene tutto questo, l'esposizione. Potrei dire che valuta il testo, cioè espone in modo significativo. E con ampi riferimenti. I testi. Il livello intermedio espone in modo corretto i testi, senza riferimenti, senza riferimenti approfonditi. Nell'iniziale potrei mettere ha bisogno dell'aiuto del docente per esporre i testi. Poi vado a definire la collaborazione. Collabora con i compagni, sempre per il livello qui avanzato, per la condivisione, o meglio mettere nella condivisione compagni, nella condivisione dei significati e a proposte personali. Vediamo.
qui nel livello intermedio potrei scrivere collabora con i compagni nella condivisione dei significati e per quanto riguarda iniziale ha bisogno di continue sollecitazioni per condividere significati. Quindi questa è la base, vedete che ho messo le categorie, ho i livelli e posso andare a fare submit. Ok, questa è quindi la rubrica. Naturalmente, che posso rieditare, rivedere, conviene sempre comunque la rubrica mi dà l'ID della rubrica, mi dice di cliccare qui to view or print your completed rubric. Vedete, ho la possibilità da questa finestra di analizzare la rubrica, di editare la rubrica, di salvare la rubrica e poi stampare la rubrica. Save rubric. Ok, posso quindi print your rubric, create un documento in HTML da browser oppure download con un Excel spreadsheet. Direi che non mi dà la possibilità di salvarlo, mi dà la possibilità di salvarlo in HTML, ma cioè, ecco, andando nel browser potrei fare col destro. Salva con nome, ma me la salva in HTML. A me non sta bene questo, quindi vado in Print Your Rubric, faccio quello che ho fatto prima, cioè seleziono la rubrica, la copio e la incollo in un documento Word. Così l'ho a disposizione e la aggiungerò ad un compito degli studenti per la valutazione. Questo quindi sono le informazioni base per quanto riguarda Rubistar e la creazione delle rubriche. Buonasera.